Credo che sia molto più formativa l'esperienza della sconfitta che della vittoria, perché la vittoria fondamentalmente è la conferma di ciò per cui ci si era preparati. La sconfitta invece è qualcosa di inaspettato, e pone automaticamente uno spotlight, una luce su quelle che sono le tue debolezze, le cose a cui non eri preparato. E oddio, non sto dicendo che perdere sia bello, perdere è terrificante, però se si riesce a prendere la sconfitta e arrotolarla come una maglia e riporla all'interno di un armadio, un armadio immaginario dell'esperienza, ecco che la sconfitta può diventare formativa, perché ti permette di arrivare alla prossima occasione di essere più preparato. E di conseguenza magari conseguire una vittoria. E questo è quello di cui si parla in Roll the Shadows. Blue is the color, football is the game. C'è un po' di pressione, c'è un po' di pressione prevolo? Pensa adesso quando mi uscirà sudore che... No, no, ma guarda un po' come sono bello io rispetto agli altri. Vabbè, ma perché ti copri già mezza faccia con gli occhiali? Vabbè, io faccio quello, non sono un po' là. Ma dell'esperienza Abbey Road Studios ne abbiamo già parlato, ricordo, all'interno di Marion Storytellers, questo show che abbiamo portato a teatro qualche tempo fa. E devo dire che non è stata una scelta puramente stilistica, è stata una scelta basata sulla coordinazione tra due EP differenti, con due stili differenti. Ma visto che siamo in un'epoca in cui è tutto molto più veloce, la gente non ha troppo tempo da dedicare all'ascolto di un album lungo, noi ci siamo concentrati sulla produzione di EP, quindi con un numero di canzoni più contenuto, ma non volevamo precluderci la possibilità in un futuro di sviluppare un eventuale album e io personalmente, come gli altri ragazzi, volevamo che le canzoni del primo EP, una canzone come Come Home, potesse stare tranquillamente a fianco di Invisible o The Biggest Lie.
Io credo che l'obiettivo sia stato raggiunto, Christian Wright ha fatto un ottimo lavoro, ma non avevo grossi dubbi, dopo aver sentito il suo lavoro svolto sui dischi di Mumford & Sons e Ed Sheeran. I think the mix is good, it sounds good, it's fine. It's good to have a reference to compare to, but you don't know what mics they've used or Milo Zoloso, they recorded in cathedrals in like Barcelona, so they've got natural, every band's going to be different, but overall I think it sounds professional as other you know, big releases. It sounds fine. I wouldn't worry. Okay. It's good. Thank you. Thank you. La copertina, come un po' tutti i lavori dei Medion, nasce da un briefing.
A me piace fare dei concept, ovvero dei prodotti dove tutti gli aspetti vengono curati, hanno un significato e sono legati fra di loro, quindi c'è una storia dietro tutto che lega tutto. Le caratteristiche principali di questa copertina dovevano essere la riconoscibilità, il legame con la storicità della band e soprattutto il legame con i contenuti del disco stesso. Beh, il legame con la storicità della band è dato dall'utilizzo del monogram che da sempre ci accompagna, questo triangolo cerchio, che poi deriva dal primo logo dei Medion, dove la A diventava un triangolo e la O diventava un cerchio. Fin da subito ho pensato a una doppia lettura della copertina, quella principale, ovvero quella della lunga distanza, si basava sulla immediata riconoscibilità del disco, ed ecco che ci siamo avvalsi del monogram dei Medion, quindi triangolo, cerchio, su sfondo nero, rappresentati da un fascio di luce. Nella seconda chiave di lettura invece volevo che emergessero dei dettagli soltanto a distanza ravvicinata, soltanto se qualcuno avesse prestato una maggiore attenzione a quello che si trova sotto gli occhi. E, ho pensato di raccontare i contenuti del disco con dei disegni. Da qui l'idea di contattare Lola Iraghi. Storica disegnatrice della Sergio Bonelli Editore, ha disegnato Dylan Dog, Brandon e adesso Morgan Lost, tra l'altro tutti fumetti che io seguo. E lei secondo me ha espresso alla perfezione il briefing che le avevo fatto. E, tra l'altro le grafiche della copertina di Roll the Shadows sono ampiamente dichiarate all'interno del booklet presente nel CD, nella copia fisica del CD. Io sono Lola Iraghi e lavoro per la Sergio Bonelli Editore come disegnatrice, ovviamente per Brandon e Morgan Lost. Per i Medion mi sono occupata della grafica della copertina. Da subito Christian mi ha contattato al telefono e aveva le idee chiarissime. Infatti mi ha inviato un briefing lunghissimo, però si è affidato anche alla mia parte creativa di interpretazione delle espressioni o di quello che potevano essere alcune aggiunte inerenti appunto all'ascolto dei contenuti dei testi del disco. Su una cosa è stato chiaro da subito Christian, nel richiedere per l'immagine della copertina due punti differenti della stessa scena. Nello specifico troviamo il triangolo, il dettaglio, e invece nel cerchio troviamo la scena in campo visivo allargato, dove si può intravedere anche quello che succede nel triangolo stesso. Se non viene spiegata questa cosa non è facilmente percepibile, infatti l'elemento che può dare maggiore informazioni lo troviamo nel bulino a vento, è presente sia nel triangolo che nel cerchio, ma nel cerchio lo troviamo su un'isola fluttuante che è lì appunto per quello che è la spiegazione di quello che accade. In merito ai dettagli ce ne sono veramente tanti per star lì ad analizzarli uno per uno, perché Christian me ne ha dati veramente in abbondanza. Adesso mi viene in mente le rune, il Don Chisciotte di Pablo Picasso, o piuttosto che l'orologio rotto dove c'è dentro l'immagine del sole e rappresenta l'io che prende il suo tempo per meditare. E anche le radici che dell'isola fluttuante fuoriescono, rimangono comunque un messaggio quasi legato a quello che non si vuole lasciare andare. Ma ce ne sono veramente tanti di dettagli che solo la mente di chi ha creato il progetto sicuramente avrà le risposte, perché sta tutto lì. Il concetto espresso invece è molto semplice. Nell'immagine di sinistra troviamo una figura femminile rappresentata da una fatina in attesa. Nel cerchio invece troviamo una figura maschile rappresentata da un cavaliere d'avventura con lo sguardo affranto ma anche realista, con delle vesti da soldato inglese dell'Ottocento, e ai suoi piedi troviamo anche delle ali che probabilmente gli saranno appartenute in passato.
Al suo lato poi troviamo anche una testa di cavallo, che è un particolare, un dettaglio che ho voluto inserire io, perché ho visto un video del precedente dei Medium girato a Parigi, una giostra, mi aveva colpito ed è stato un mio tributo per tenere comunque un legame collegato al loro lavoro passato. E questo è quello di cui si parla in Roll the Shadows.